Cioè, in questo rapporto Scusate. È per la Paola, non è per te, coglione. Giuliano, lo sapevo che non era per me, secondo me non le tocco nemmeno. Ma cosa me le porgi se non le posso toccare? Scelta del giardino viene abbastanza da lontano. Prima ancora, diciamo, viene la questione del teatro con non professionisti, cioè diciamo, noi siamo sempre occupati di teatro con non professionisti, attori mondo, experts of everyday life, o comunque li si voglia chiamare, cioè persone semplicemente che nella vita non si occupano professionalmente di teatro, che vengono a qualche titolo trascinate con più o meno violenza in scena. E quindi diciamo. Era per noi un'abitudine questa di lavorare con questo tipo di personale scenico. E poi a un certo punto però ci siamo detti, ma perché? Quindi noi non faremo mai classici? Come funziona questo fatto? Noi non potremo mai mettere in scena un classico? E invece due stati fa stavo facendo un laboratorio con Martin Krimp alla Biennale di Venezia e stavamo leggendo Il giardino dei ciliegi proprio. Krimp ha detto questa frase nella sua semplicità, per me molto rivelatrice, ha detto, cioè dice, ci legge un testo che parla della memoria. In effetti la memoria è una cosa che hanno tutti, cioè è un bene comune, cioè chiunque ha la memoria di qualcosa. E a questo abbiamo aggiunto il dato di quello che ci pare un nucleo, diciamo, tematico dell'opera, ma anche proprio di accadimento, cioè un luogo dell'anima importante con qualcuno, intriso della presenza di qualcuno, che parla con qualcuno, un luogo vivo, che scompare per motivi economici. E in più l'aspetto del, diciamo, questa innervatura di magia che entra dentro la trama di eventi quotidiani, al limite del banale, no? Le opere di Chekhov sono opere di gente che beve il tè, indossa e si toglie le ghette, poi si sparano in testa o succedono grandi eventi, apparentemente senza senso, ma in realtà, diciamo, semplicemente sepolti, come accade nella vita, sotto il chiacchiericcio del quotidiano. E a noi piace molto sia l'elemento del quotidiano, no? Sia la possibilità che una magia si manifesti tra le pieghe del quotidiano. Alla fine quello che abbiamo cercato di fare in precedenza è sempre questo, cioè magnificare l'identità significa prendere qualcosa di quotidiano come la mia, la tua identità, e strapparla, come da motto di Kepler, al luogo del piccolo, del quotidiano, e restituirla al luogo in cui ci pare l'identità appartenga, che è quello della meraviglia. Quindi un'operazione abbastanza simile a quella che fa, cioè lui prende dei caratteri, dei personaggi, tutto sommato ci sono tipi umani, spesso anche squallidi, scoraggianti, tristi, e tuttavia fa vivere loro qualcosa di magico, che sia una stufa che fischia, o una corda di vinile che si spezza, o un cambio d'amore, d'umore improvviso, una svolta, un'esplosione dei sentimenti. E quindi anche Chekhov, secondo me, diciamo, in qualche modo tende a magnificare. In occasione di un primo studio che abbiamo fatto nel novembre del 2016, abbiamo cominciato con un inserimento molto blando, cioè che loro c'erano in scena, facevano effettivamente Lyuba e Gajev, però ci saremmo visti credo 4 volte prima di andare in scena, e quindi in qualche modo era una cosa molto, diciamo, in quello studio l'elemento notevole era quello della meraviglia, no? Loro nei confronti del pubblico e nei confronti di questo oggetto Chekhov che aveva in mano, questo spesamento, ma diciamo il loro apporto era molto diverso. E quando invece abbiamo deciso di riprenderlo per Emilia Romagna Teatro, il percorso invece per una scelta nostra è andato molto più strutturandosi, nel senso che abbiamo cominciato, nel frattempo abbiamo continuato a frequentarci, a vederci insomma spessissimo, e quindi diciamo a coltivare la relazione umana, che è sempre un cardine per noi. Poi pian piano abbiamo cominciato a intensificare anche la relazione artistica, cioè siamo stati una settimana chiusi in una casa in campagna a fare il tavolino,
noi e Giuliana Annalisa. Abbiamo letto insieme Il giardino dei ciliegi di Chekhov e abbiamo fatto quello che si fa comunemente in una compagnia, no? Si cerca il protagonista, l'antagonista, l'azione drammatica di ogni scena, si divide il testo in sezioni, si capisce quali sono le ricchezze dietro il testo. E soprattutto, diciamo, nella parte di scovamento dei tesori, loro sono stati centrali, nel senso che la loro esperienza di vita, sia relativa allo sgombro che relativa a tutto il resto, ci ha detto delle cose su Liu Begai e sul giardino in termini generali che noi non immaginavamo nemmeno. Quindi siamo partiti da lì e poi abbiamo cominciato un vero e proprio periodo di prove. In cui abbiamo condiviso, oltre ovviamente proprio, cioè tu entri da qua, tu esci da là, tu fai questo, tu fai quello, anche tutta la parte di ragionamento relativa alla composizione dello spettacolo, che è stata credo la parte maggiore del lavoro. Cioè direi che abbiamo speso sicuramente più tempo a parlare insieme di che cosa fosse giusto e bello e ancora una volta giusto fare. Normalmente quando ci intendiamo su che cosa si debba mettere in scena, non lo proviamo una volta e poi va in scena, cioè va in scena, non c'è un... anche perché molte delle cose che ci sono in scena sono improvvisate, quindi diciamo, si reggono su un'immagine, su un'idea, su una cornice che noi costruiamo. Quando recidiamo la cornice, tutto va abbastanza da sé. Le cornici in questa fase di lavoro abbiamo in larga parte scelte insieme a Giuliano e Annalisa, che da prima sono stati più spettatori di questo processo artistico e poi sempre più soggetti attivi, paritetici con noi. Ok. Allora, Giuliana e Annalisa, non saprei dirti i protagonisti, nel senso, protagonisti sì, nel senso proprio tecnico di coloro che portano l'azione, cioè Giuliana, l'azione dello spettacolo in qualche modo comincia con l'ingresso di Giuliana Annalisa, che per me è il momento più importante. Quasi tutto il resto, per quanto mi riguarda, è come una reazione all'ingresso di Giuliana lì, cioè c'è questo ingresso e poi è quasi, no, come se tutto il resto fosse una reazione, tra virgolette, antagonistica dal punto di vista tecnico rispetto alla loro azione protagonista semplicemente di essere lì. Più che i protagonisti però io li definirei il cuore del dramma, cioè il centro del dramma. Noi ci siamo e come, e ci siamo anche con il nostro punto di vista personale. Non tanto e non solo perché consideriamo importante portare un punto di vista, che pure consideriamo importante, ma soprattutto perché per la nostra percezione, e credo anche per la percezione di una buona parte delle persone che ci vengono a vedere, l'universo, il mondo degli attori mondo, Giuliano e Annalisa, portati in campo da loro, ci sembra in alcuni momenti talmente enorme, talmente incomparabilmente grande, talmente anche difficilmente leggibile, perché, cioè, Giuliana e Annalisa sono, per quanto ci riguarda, il non identico, no? L'altro da sé, l'elemento di discontinuità, cioè, ciò che è diverso. Ecco, in questa totale diversità, ci pare che un punto di vista probabilmente più familiare a chi sta da questa parte, della scena, sia di aiuto, nel senso che lo stupore con cui io arrivo la prima volta a vedere la loro casa abbandonata e mi rendo conto di quella che mi pare, in quel momento lì, mi pare tuttora, un'ingiustizia che porta a maledizione, o nella commozione di Paola per la scoperta di questa storia, o il trauma di Lodo, sempre rispetto a questa cosa, sono tutti, diciamo, tipi di sentimenti che in qualche modo accomunano noi che stiamo lì e coloro che guardano. Nel senso, è uno spettacolo in cui ognuno di noi porta il proprio punto di vista, tra l'altro un punto di vista legato al momento in cui ha incontrato Giuliana Annalisa e ha fatto le prove dello spettacolo. Per me e Paolo, i due momenti che raccontiamo risalgono all'ottobre, al novembre del 2016. Lodo entrava adesso, quindi mi sembrava assurdo, essendo stato anche io a Sanremo con lui, l'idea di omettere A, che fosse famoso, B,
che stesse vivendo un momento di cambiamento anche della forma della sua fama, in cui appunto lui, come chiunque crede nella sua condizione, non è che capisce tutto di quello che gli sta succedendo. Cioè, diciamo, la nostra presenza, che è importante anche in termini di quantità, ci sembra possa essere anche un viatico verso il loro mondo. Allora, intanto per me è interessante il concetto di margine, cioè, perché no, dici, a me se dici marginale, ma perché è una parola che viene spesso usata in confronto di un'analisi, mi viene sempre in mente tipo, non so, gli homeless della cartolina americana vestiti con un sacco di juta, o comunque diciamo un contesto di fragilità, di povertà, eccetera, eccetera, che non è proprio per niente il caso, o comunque anche di isolamento, no? Ma in realtà io, frequentando già l'analisa, mi domando molto spesso se ai margini non ci stiamo noi che abitiamo in centro, nel senso che storicamente, quindi nella loro fantasmagoria di 30 anni di vita in via Fantoni 47, ma anche dopo, cioè nella loro vita al Galaxy, nella loro vita dove stanno adesso in Piazza dei Colori, nel loro giro di amici, no? Che è così diverso dal giro di amici cioè, per amici sono un sacco di persone. Cioè, quando li hanno sgomberati, giù l'analisi è arrivato un tizio che si chiama Dino, il contadino, mai visto prima, che mentre avevano ci cioè, si chiama Dino e fa il contadino, che mentre avevano tutti i mobili a margine della strada, è arrivato col trattore, ha detto: "Ma cosa fate qua?" Dice: "Ci hanno sgomberato." E dice: "Vabbè, io ho una cella frigorifera vuota a Cadriano, carichiamo tutto sul trattore, nel rimorchio, e li porto a Cadriano." E così ha fatto. Cosa che non credo succederebbe facilmente in via Santo Stefano. Quindi, qual è il margine? Cioè, dov'è la marginalità? No? Nel senso, la ricchezza di relazioni, di amicizie con le persone, le piante e gli animali che sono in grado di esprimere giù Annalisa, li vede molto meno isolati della maggior parte di coppie adulte che io vedo girare per il centro di Bologna. Ed è proprio, diciamo, questa dote relazionale che, diciamo, evita qualunque possibilità di rischio di modifica genetica per Giuliana Lisa. Sono guidati da una sincera incomprensione di alcune cose che mettono a rischio la loro, in qualche modo, purezza. Quando viene a Giuliano veramente non gliene frega niente di chi sei tu, cioè se sei il presidente della Repubblica o il vicino di casa Zingaro, lui per prima cosa ti manda a fanculo e non è che ha smesso di farlo, cioè nel senso non è che ha smesso di farlo con chiunque abbia incontrato dentro questo teatro, qualunque fosse il grado gerarchico che lo caratterizzasse, cioè Giuliano non vuole gloriosamente cambiare la propria attitudine all'incontro. L'incontro è l'incontro. Se tu sei un notaio del centro storico o sei il controllore, come si dice, il manutentore degli autobus, per lui è uguale. E quindi nella sua percezione non c'è quel gancio cognitivo che può spingerlo a cambiare attitudine alla vita, per fortuna.